Registrazione, così Gioia non mi sgridi. Okay. Perfetto. Allora, mostro anche, benissimo. Buongiorno a tutti e bentornati all'appuntamento con i nostri geobreak. Riprendiamo dopo, insomma, una direi meritata pausa estiva per tutti e ricominciamo oggi con un geobreak. Diciamo speciale in quanto abbiamo come ospite il professor Massimo De Marchi, direttore del Master in Geoscience e Sistemi a Pilotaggio Remoto per la Gestione Integrata del Territorio e delle Risorse Naturali dell'Università di Padova. Perché speciale? Perché credo che sia veramente un jawbreak che coinvolge tutti noi del settore geomatico. Perché appunto il professor De Marchi ci parlerà un po' di quelle che sono le competenze, che sono anche i percorsi formativi che una persona può fare per appunto approcciare a questo mondo che direi in Italia, soprattutto da un punto di vista formativo, è ancora abbastanza quasi oserei dire inesplorato, nel senso che immagino che molti di noi avranno approcciato a questo settore un po' per caso, un po' perché è capitato in ambito professionale o appunto universitario, però diciamo che è solo di recente che si iniziano a vedere un po' di corsi di studio, di master, appunto, che aiutano a creare le figure professionali con la giusta. Con le giuste competenze e la giusta preparazione. Quindi grazie professor De Marchi per essere con noi. E niente, direi che ho parlato anche troppo, quindi lascio la parola a Massimo e come sempre nei nostri geobreak abbiamo poi gli ultimi 15-20 minuti per un po' di discussione, un po' di domande su questo argomento che insomma spero susciterà veramente l'interesse di molti. Grazie ancora e buon jailbreak. Grazie Roberta per l'invito. Magari se vi chiedo di aprire le telecamere così non mi sento in condizioni autistiche di parlare da solo, che davanti a uno schermo che così fa tanto, come dire, alcolista anonimo, insomma. Ecco, allora preferirei avere un po' di interazione, insomma, se possibile. Se non avete la camera rotta, se qualcuno... cioè, ti metterebbe più comodo. Allora, intanto, buona giornata, grazie a Roberta e a Giter per l'invito. Io volevo fare un breve percorso questa mattina perché l'invito mi ha stimolato una serie di riflessioni che sono riflessioni che spesso condivido anche all'interno del gruppo e anche con altre persone e che riguardano un po', condivido brevemente questa cosa, ma poi vorrei togliermi dalla... allora... Eccolo, Vediamo il tuo schermo. qua. Allora, ho intitolato questa cosa GeoSkill, cioè geocompetenze, G-Science e lavoro decente, perché questo è un tema importante. Cioè, prima di parlare del lavoro della G-Science, c'è da mettere a fuoco il lavoro e in Italia in particolare, ma non solo, il concetto di lavoro decente, perché questo è un tema, sai, delicato. E io vi condivido in realtà una serie di considerazioni che facciamo legate a quello che facciamo come dipartimento universitario. Io sono all'Università di Padova in un dipartimento di ingegneria civile e di ambientale, però non siamo degli ingegneri e degli architetti. Siamo un gruppo di ricerca che si chiama Cambiamenti Climatici, Territori e Diversità. Abbiamo attivato un laboratorio di G-Science Drone for Good da alcuni anni e abbiamo aperto un centro di eccellenza sulla giustizia climatica che ci è stato finanziato dall'Unione Europea nel 2020, ma che raccoglie le nostre ricerche su campo. Siamo dei geografi, lavoriamo moltissimo nel rapporto tra ricerca e attivismo sociale, supportando le lotte sociali di indigeni e ambientalisti e agricoltori in Amazzonia, per esempio, contro
i combustibili fossili, per il cambiamento della matrice produttiva, eccetera. E abbiamo uno stretto legame con il territorio, che vuol dire interagire con vari attori sociali, pubblici, privati, no profit, imprese, eccetera, e questo ci ha permesso negli anni, per esempio, di conoscere GTER, con cui abbiamo un rapporto molto speciale e molto importante. E dopo ci entreremo poi su questo tema. E noi, tra le attività di ricerca e di comunicazione che facciamo, abbiamo tre attività formative molto importanti, uniche e di alta qualità. Faccio l'oste e dico che c'ho il vin buono, e devo dirlo che c'ho il vin buono, ma non lo faccio io il vino, perché lo prendo dal famoso contadino, che è lui che lo fa biologico qui di lato. Quindi dico che lui è bravo a fare il vino che poi mettiamo in circolo, no? Allora, abbiamo un master di secondo livello in G-Science, sistemi a pilotaggio remoto per la gestione integrata del territorio e delle risorse naturali, che parte quest'anno con l'ottava edizione. E questo lo dico perché molti master nascono, durano 1 o 2 anni e poi, e quindi mettere in piedi un'attività formativa che nel tempo si aggiorna, cambia e è stata innovativa su questo ambito, poi magari ne parleremo. Abbiamo poi una laurea magistrale internazionale in cambiamenti climatici e diversità, sviluppo territoriale sostenibile. Questa è una laurea molto particolare, ve ne parlerò, che prevede collaborazione tra 5 università internazionali. Prepara professionisti che lavorano nelle dinamiche di sviluppo territoriale in varie parti del mondo. Una laurea che richiede la conoscenza di 2 lingue, perché si lavora in inglese e dopo, in base agli indirizzi, si lavora in portoghese, francese o spagnolo. Gli studenti passano il primo semestre a Padova, il secondo semestre poi possono andare all'isola di Madeira, in Ecuador o in Sudafrica o in Burkina Faso. E perché vi dico questo? Perché dentro questo corso di laurea abbiamo deciso di puntare anche sulle competenze del GIS, della geovisualizzazione, ok? Perché riteniamo che siano competenze trasversali fondamentali, poi magari ne parliamo. E poi gestiamo un master di primo livello internazionale con i colleghi dell'Università d'Andina, Simon Bolivar di Quito, ok? Queste sono le 3 proposte formative che abbiamo. E in cambio climatico e agroecosistemi sostenibili è una laurea un master di primo livello e per loro una specializzazione superiore, dove dentro ci sono 2 insegnamenti che riguardano i GIS e la cartografia critica. Ok, allora brevemente faccio 2 considerazioni. Queste ormai siamo abituati a vederle, almeno dal 2015, sono i famosi 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile. Ok, le 5-6 dimensioni dello sviluppo sostenibile che vengono individuate come Planet, Prosperity, Person, People, Place and Partnership, ecco, il lavoro ha un ruolo molto importante. In particolare il lavoro è toccato nell'obiettivo 8, che dice incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti. Cioè, che nel 2015 sulle Nazioni Unite si richiami il lavoro dignitoso, credo che sia emblematico. Abbiamo letto tutte le narrazioni della rivoluzione industriale di fine Settecento, però alcune condizioni di lavoro non sono cambiate, e anzi nella gig economy e nell'economia o delle tecnologie spesso ci troviamo ancora in condizioni di sfruttamento lavorativo per cui il lavoro non è degno. Vi dico alcune parole chiave: creazione di posti di lavoro dignitosi, ridurre la quota di giovani disoccupati, ok, promuovere un ambiente lavorativo sano e sicuro, ok, e poi c'è un tema interessante che riguarda il rapporto tra turismo sostenibile e lavoro. Io credo che questo è un tema importante e ci sfida, ci ha sempre sfidato, e la G-Science tocca il tema e può essere l'occasione di lavoro per i ragazzi, e quindi ridurre la disoccupazione, per esempio, può permettere di avere un miglior accesso a posti di lavoro dignitosi, può permettere di svolgere un'attività lavorativa in un ambiente sano e sicuro, ok? Ecco, queste sono delle domande che noi come docenti all'università ci poniamo, ma non in maniera astratta, perché poi io mi ritrovo a parlare con gli imprenditori e ti dico sì, ma voi sapete, l'università, siete astratti. No, non è vero. E io ho avuto anche la fortuna, sfortuna, non lo so, di fare l'imprenditore, perché ho messo su un'azienda di consulenze nel 98. Ok, che si chiama Agenda 21 Consulting, con dei miei soci che lavorano, mi sono occupato di selezionare persone e continuamente mi ritrovo come master a interagire con aziende e a occuparmi della preparazione delle persone, della creazione di opportunità di lavoro e anche di una verifica di cosa trovano le persone quando vanno a fare uno stage o tirocinio.
richiamo brevemente queste cose. Noi ci troviamo in una condizione di gestire la sfida tra lavoro decente e conoscenze plug and play, no? Nel senso che se vai a fare un lavoro ti dico sì, sai tutto, però non sai fare questo, o ti manca questa conoscenza, no? E ci vorrebbe quasi che le persone fossero dei pezzettini smontabili, mi devi saper fare questo, mi devi saper fare quello, eccetera. Ecco, io mi riferisco anche a una difficile realtà che è l'imprenditoria veneta, che non è l'imprenditoria delle grandi aziende che conosciamo nel nord-ovest d'Italia, è un'imprenditoria fatta di piccole imprese, tendenzialmente familiari, con scarsa innovazione, gestione a livello locale, per cui il laureato, o peggio ancora il dottorando, è una persona in più. E si trova quotidianamente a scontrarsi col paron che gli dice anche se non ho studiato, cioè traduco anche se non ho studiato, ne so di più di te, no? Allora, chiaramente questo non crea un clima favorevole. Cioè, e infatti cosa fanno i giovani laureati con alta specializzazione o con dottorato in Veneto? Devono fare delle società di consulenza perché il mondo dell'impresa è troppo piccolo per poterli assorbire. E quindi noi stiamo andando verso una dualità perfetta nel di un mercato del lavoro con pochi lavori belli e creativi e molti lavori con basse soddisfazioni, bassa sicurezza, bassa qualità, eccetera. E ci poniamo un problema che non possiamo lasciare le persone in balia di processi escludenti. Cioè, quindi il lavoro rischia a sua volta di essere un processo di esclusione sul quale dobbiamo provare a incidere. E quindi dal punto di vista di tre percorsi formativi che vado a costruire come diciamo direttore, perché coordino questo master di secondo livello in G-Science, coordino questa laurea magistrale internazionale che porterà gli studenti a lavorare in varie parti del mondo, e poi mi ritrovo a coordinare con i colleghi dell'Ecuador questo master di primo livello sulle tematiche tra agroecologia e cambiamenti climatici. Allora, la domanda Massimo, scusa l'interruzione, non vediamo più il tuo schermo. Sì, l'ho spento. Ah, ok, perfetto, scusami. Vorrei continuare con la chiacchierata. Sì, l'ho spento perché non vorrei tirarla lunga con le slide, eccetera. Allora, la chiacchierata che vorrei innestare adesso è un po' questa. Come noi cerchiamo di gestire questa sfida? Allora, per quanto riguarda il master, è una sfida abbastanza facile da gestire perché c'è una grande fame di competenze di GIS in giro per l'Italia e anche in molte parti del mondo. E sappiamo che le università italiane non ci sono quasi lauree triennali o magistrali in sistemi informativi geografici, G-Science, eccetera, che nei percorsi formativi delle lauree italiane, di corsi di laurea triennale magistrale in Italia, è fatica a inserire un insegnamento di GIS, remote sensing, eccetera, perché io ho vissuto vari corsi di laurea, dalla scienza della formazione al mondo dell'ingegneria a scienze naturali. Cioè, ragazzi, biologia, se tu gli dici agli ingegneri facciamo un corso di GIS, devono sapere fare i calcoli dei ponti, ma magari un GIS no, non c'è posto, perché dopo devo fare l'analisi, quindi è pazzesco. Nella formazione strutturata non è facile trovare lo spazio perché durante il percorso triennale magistrale si possa approfondire questo tema. Poi vi dico che abbiamo cercato di toccare questo tema con un progetto europeo che abbiamo coordinato, concluso, valutato bene e vi dirò le cose. Allora, considerando questo aspetto, abbiamo proposto un master di secondo livello sui sistemi, diciamo, sulla G-Science e i droni per la gestione integrata del territorio, e questo è uno spazio che l'università può offrire master di secondo livello, quindi master nei quali accedi avendo già fatto una laurea magistrale, e acquisendo le competenze per poter lavorare. Ecco, quando noi siamo partiti nel 2015 non esisteva nemmeno il riconoscimento alla figura dell'esperto in GIS, no? Diciamo che questa figura è stata istituita con una norma della UNI, di quelle per i profili professionali
non regolamentati solo nel 2018. È stata definita la figura del professionista dell'informazione geografica con cinque indirizzi: il geodata analyst, l'information manager, l'information officer, per esempio, il technician specialist, il knowledge enabler. Quindi il corso, il master è arrivato prima di questo riconoscimento e quello che noi troviamo spesso è che c'è una grande richiesta, una grande domanda di professionisti di questo tipo e che rispetto ai primi anni stanno migliorando anche le condizioni lavorative. E, allora, una parte importantissima del nostro master è lo stage. Cioè noi dedichiamo allo stage 450 ore che sono 3 mesi full time o 6 mesi part time. In Italia i master in GIS sono di questo livello sono 4, forse 5, e il nostro è l'unico che dedica così tanto tempo allo stage, perché per noi lo stage è importante, è un elemento importante della formazione. E lo stage lo seguiamo con particolare cura perché lo abbiamo anche definito come procedura di apprendimento all'interno di un progetto europeo che si chiamava MyGeo, che abbiamo concluso lo scorso anno. E questa è una parte molto importante. Nel tempo, per esempio, GTER è una realtà con cui lavoriamo da anni nello stage, siamo reciprocamente contenti perché troviamo una realtà che ha un'attenzione alle persone. E per cui il lavoro non è solo spremi, come spesso capita in molte imprese, la persona più possibile paga la meno possibile per creare plus valore. Lo so che questa parola un po' marxista ci fa paura, no? Perché ormai siamo oltre le ideologie, però i soldi si fanno ancora così, come diceva Marx 2 secoli fa. Cioè si fanno spremendo, pagando poco le risorse e tenendosi gli utili. Le risorse possono essere le persone, ok, il famoso proletariato, ok, o possono essere le risorse naturali in giro per il mondo, ok? E quindi vado in Amazzonia, tiro fuori petrolio, lascio l'inquinamento e prendo un sacco di soldi, tiro via la foresta, metto palma da olio, mi porto via il legname. Questo si chiama accumulazione iniziale, la chiamava Marx, ok? E in realtà oggi la chiamiamo accumulazione per espropriazione, per usare il termine di un altro geografo marxista, che mette in evidenza che i soldi si fanno ancora così. E i soldi si fanno ancora così anche le grandi ditte dell'economia, estraendo dati, non pagandoli. Quando noi andiamo in giro con Google e produciamo dati, ok, tutti quei dati o anche le nostre compagnie telefoniche, da dove abbiamo telefonato, eccetera, li vendono. E la produzione di piccoli plus valori individuali genera accumulo che produce soldi. Ecco, quindi questa è, purtroppo, si fa ancora così dopo secoli, l'accumulazione e la produzione di denaro. Ecco allora che le persone rischiano di essere schiacciate in questa logica di produzione di denaro che è falle lavorare il più possibile, pagale il meno possibile e poi cambiale. Ecco, abbiamo avuto nei primi anni di uscita dal master brutte esperienze di questo tipo. C'è persone che sono finite in piccoli studi, che sono finite in situazioni veramente brutte. Oggi sempre meno perché la richiesta è grossa, ci sono realtà significative che richiedono figure di questo tipo e chiediamo anche ai corsisti di avere un po' un monitoraggio di queste situazioni, perché per esempio nel corso del nostro master alcune imprese le abbiamo espulse proprio perché ci siamo resi conto che non avevano un minimo di dignità umana nella relazione con le persone o nella relazione con altre cose. Cioè abbiamo alcune imprese che scopriamo, per esempio, che lavorano per grandi compagnie, eccetera, facendo operazioni strane, che a noi non interessa. Perché credo che ci sia una dimensione etica, ma senza riempirsi la bocca, dell'educazione di base del rapporto tra le persone, che cioè, diciamo, creiamo dell'umanità, cerchiamo di fare dei lavori piacevoli e non solo un'estrazione di risorse. Ecco allora che per evitare queste situazioni difficili, perché poi il corsista, se si trova in una situazione difficile, spesso non sa come relazionarsi, no? E allora abbiamo messo in piedi un protocollo di gestione della valutazione dei processi di stage.
che prevedono tre valutazioni durante la permanenza della persona all'interno dell'azienda, nella quale oltre a valutare gli apprendimenti si valutano anche le relazioni, se la persona viene coinvolta in cose interessanti, una valutazione finale e poi chiediamo una valutazione diciamo, da parte dell'azienda, in modo che il lavoro si codifichi come lavoro degno. Allora, non so se c'è qualche considerazione da fare su questo, perché dovete sapere che io sono un docente universitario e rischio di parlare 45 minuti di fila e anche poi riprendere di nuovo. Per cui se c'è magari qualche considerazione da fare su questo primo aspetto, che poi vorrei passare oltre, perché è un po' il tema del lavoro degno, che per noi è importante. Cioè non possiamo separare un lavoro di alta professionalità, un lavoro da il fatto che il lavoro possa essere svolto in maniera degna e con passione, non in una condizione di estrazione dell'energia unicamente per produrre reddito da parte di qualcun altro. Va bene, allora se avete il caffè e la brioche, vi lascio tranquilli. E allora, seconda questione. Quando andiamo a toccare il tema del lavoro, questa è una questione di contesto. Quando andiamo a toccare il tema del lavoro, si pone poi l'altra questione: cosa cerca la persona individualmente come lavoro? Cerca una dimensione compartimentata per avere uno stipendio perché la sua vita è il windsurf, l'arrampicata, ok? È altro e vorrebbe magari vivere di questo, ma non si può vivere di questo perché se non sei in determinati contesti non lo fai, quindi hai bisogno di un lavoro semplicemente per avere le risorse che ti servono per fare altro perché è altro che ti interessa. O se per il lavoro diventa quel luogo in cui sviluppi la passione. Sviluppi la passione che ti è qualcosa che ti coinvolge. Questo per me come coordinatore di tre proposte formative è la cosa, il discorso che faccio sempre con le persone che sono interessate a iscriversi al master. Allora dico, se non avete voglia di lavorare, purtroppo il master non è la strada giusta, perché una volta che hai fatto il master, volente o nolente ti vengono a cercare e ti chiedono di fare questo lavoro. A questo punto ti deve piacere il lavoro che fai, perché se non ti piace è un sacrificio. Allora, il lavoro nella G-Science per me è un lavoro bellissimo perché è vario e può spaziare da quelle che sono le applicazioni, cioè vado sul campo, faccio dei rilievi, oppure poi sto in ufficio, elaboro, produco un'analisi, faccio un'attività, penso insomma delle cose che abbiamo fatto con CITE, per esempio il catasto dei ponti, oppure lavori che abbiamo fatto con altre realtà, monitoraggi nell'ambito dell'agricoltura, capire quali sono gli impianti fotovoltaici che non stanno funzionando. È un lavoro estremamente variabile, che si può fare in ufficio, che si può fare su campo, che si può mescolare ufficio e campo, che può essere un lavoro che ha uno stretto rapporto con ciò che avviene sul territorio, o un lavoro un po' più astratto, per esempio chi vuole fare geoinformatica e che quindi è più interessato a lavorare sul codice, sulla produzione di un pacchetto GIS, diciamo, personalizzato per qualcuno, eccetera. Quindi è estremamente variabile. È un lavoro che puoi fare in un ufficio con altre persone. È un lavoro che puoi fare individualmente, è un lavoro che puoi lavorare da casa, puoi lavorare in giro. Cioè, quindi è un'attività estremamente variabile che ti permette, grazie alle connessioni, di sviluppare diciamo, delle modalità di lavoro anche autonome, che ti permette sia di lavorare in proprio, di costruirti un'azienda nuova, perché gli spazi ci sono, di inserirti in un'azienda esistente, di lavorare come dipendente, eccetera. Ecco, questi sono tutti aspetti che una persona deve anche valutare cosa vuole. Poi nel tempo magari uno comincia a fare il dipendente, poi vuole lavorare come libero professionista oppure fa il percorso contrario, no? Ecco, tutti questi aspetti, che sono aspetti della vita importanti, sono importanti anche da condensare con il lavoro che si fa, perché abbiamo al master che arrivano persone già appena laureate che stanno affacciandosi nel mondo del lavoro, come persone che dopo un certo tipo un periodo di tempo decidono di cambiare. Ok, e di cambiare tipo di lavoro non solo come settore. Entro dalla G-Science, magari sono stato un forestale, ho lavorato su alcune cose,
penso specializzarmi più in questo campo, ma anche come modalità. Ho fatto il libero professionista, vado a fare il dipendente, oppure ho fatto il dipendente e vado a fare il libero professionista, no? E posso lavorare da solo, posso lavorare in gruppo. Ecco, abbiamo visto tutti gli aspetti che correlati alla tematica della G-Science aprono degli elementi di riflessione piuttosto importanti. Allora, io come direttore del master mi ritrovo 40 persone all'anno che arrivano con delle aspettative molto diverse. E il nostro master è vero che gran parte del lavoro lo fa sulla G-Science, ma noi abbiamo iniziato dal secondo anno a coinvolgere uno psicologo e una formatrice per lavorare all'inizio del percorso su quelle che sono le competenze trasversali e quelle che sono poi le motivazioni e come noi ci prendiamo in mano la nostra vita nelle scelte, perché questo è un aspetto per noi molto importante. E lavoriamo, c'è un momento in particolare dell'avvio del master che vi potranno raccontare, insomma, che è un sociodramma che facciamo con uno psicologo molto bravo che lavora con noi da anni, Davide Zanin, che è un po' sulle motivazioni, cioè quando una persona fa una scelta di fare un master impegnativo per un anno, si parcheggia in un luogo sperando che qualcuno gli trovi le direzioni della sua vita, e questo ci capita, e dopo, o una persona in maniera proattiva dice: bene, cosa voglio fare? Che idea di lavoro ho in testa? Come riesco a giocarmi nelle relazioni di lavoro, la mia personalità, la mia dignità e cosa mi interessa fare. Cioè, quindi il master come un luogo in cui interagisci per un tuo progetto di vita, non come qualcosa che ti dà il pacchetto già fatto progetto di vita. Ok? E questo è importante perché se no crea disillusioni, aspettative e scaricare su un contesto come quello del master questioni che riguardano la propria difficoltà, capacità, incapacità, proroga di scelte personali. Siccome noi lavoriamo con persone grandi, ok, che si avvicinano ai 30 anni perché magari sono già laureate, o persone che magari ritornano a fare un master dopo un certo periodo di tempo, ecco che questi aspetti sono importanti. Magari non era quello che vi aspettavate di sentire oggi quando parlavamo della G-Science, però per me sono aspetti trasversali molto importanti, a prescindere dal tema tecnico che andiamo ad affrontare quando parliamo del lavoro della G-Science. Poi tornando al master e alla formazione della G-Science, come dicevo, in Italia sta emergendo questa figura che qualche anno fa non c'era o appariva in maniera, come dire, così molto indipendente, molto meno strutturata. E le amministrazioni cominciano a fare qualche concorso in più per questo tipo di figure. E le aziende che lavorano in questo ambito richiedono figure di questo tipo. Non parliamo all'estero, dove in Spagna, in Inghilterra, in Francia, in molti paesi africani o dell'America Latina, questa figura è ben chiaro di cosa si occupa: il cartografo, l'esperto di GIS, diciamo, sono figure molto richieste ed è molto chiaro cosa possono fare. Da noi vanno ancora un po' definite. E quindi il master ha anticipato questa dimensione. Nel master abbiamo da sempre avuto alcuni indirizzi nei quali abbiamo, come dire, direzionato la formazione nella G-Science. E un indirizzo più generale di produzione e gestione della geoinformazione, e sono un indirizzo trasversale che prepara le persone a affrontare queste tematiche. E poi abbiamo costruito un indirizzo con la Regione Veneto, più dedicato alla, come dire, alla produzione di informazione geografica per le amministrazioni pubbliche. E con Regione Veneto abbiamo creato questo indirizzo nel master che è attivo dal 2021.
2018 sulla progettazione e gestione delle infrastrutture dei dati territoriali e lo sviluppo del GIS per la gestione del territorio. Qui, per esempio, ci sono una serie di insegnamenti su come gestire i geoportali, come progettarli in base ai requisiti della pubblica amministrazione. Poi abbiamo costruito un indirizzo con alcune aziende partnership, partner del master di GSscience e Geoinformatica, più orientato a quello che potrebbe essere considerato il GIS developer. E poi abbiamo quattro indirizzi più orientati ai cosiddetti GIS user esperti che vanno a applicare le competenze GIS in quattro ambiti settoriali intersettoriali. Quindi un indirizzo sulle geotecnologie e la geoinformazione nella pianificazione del territorio. Non so da voi, ma in Veneto capita ancora che generazioni di pianificatori e urbanisti un po' più anziani producano la cartografia ancora in CAD invece che in un GIS. Ecco, quindi questi passaggi non sono così, cioè sempre meno, ma c'è ancora questo zoccolo duro. Poi abbiamo un indirizzo che affronta la geoinformazione e nuove tecnologie per l'agricoltura sostenibile. Quindi il grande tema che è andato avanti per tempo sull'agricoltura di precisione, ma direi siamo oltre perché il rapporto tra agricoltura sostenibile e tecnologie. Poi un indirizzo che affronta la cartografia e i GIS nelle green infrastructure, che è la grande sfida del rapporto tra sviluppo futuro, sostenibilità della città e connessioni tra ambiente costruito e ambiente naturale. E poi la G-Science nella gestione dei conflitti ambientali e nella partecipazione nelle decisioni pubbliche. Questo ci sembra, è un tema sicuramente un po' più di nicchia, ma è un tema fondamentale in quello che è come dire, la gestione di processi decisionali complessi nei diversi contesti. Ecco, concluderei con questa considerazione. E tra il 18 e il 2018-2021 abbiamo coordinato un progetto europeo, MyGeo, un Erasmus, partenariato strategico, coordinato all'Università di Padova, che prevedeva la presenza di due università spagnole, l'UNED di Madrid, che è un'università di educazione a distanza, l'Università di Saragozza, e l'Università di Ghent in Belgio. E poi avevamo quattro imprese all'interno della partnership, due imprese italiane, Archetipo e Ars Progetti, un'impresa belga, Geo Consulting, e un'impresa spagnola, Geospazio Unlab. E l'idea di questo progetto era, da un lato, aumentare l'offerta GIS nelle università. E è partito con un'idea trasversale di fare in modo che più insegnamenti nelle diverse aree acquisiscano e facciano, diffondano le competenze GIS. Direi che questa idea iniziale sembrava anche interessante, infatti sono stati costruiti dei mock. L'idea era quella di fare in modo che poi i docenti nella loro attività didattica utilizzassero più mock. Con l'uso dell'informazione, diciamo sui GIS e la G-Science, inserendo le diverse discipline. E da una riflessione durante il corso, durante lo sviluppo del progetto, è emerso uno che ha poco senso che noi chiediamo a un docente di economia o di scienze naturali di acquisire delle competenze o di inserire i GIS nelle loro attività. Non ho capito perché il GIS non possa avere un corso ad hoc con un docente ad hoc, eccetera. E quindi questo è il tema fondamentale. Bisogna che l'università dia più spazio alla formazione in questi ambiti, all'informazione sulle tecnologie e all'informazione geografica. Segnalo un aneddoto alquanto divertente. A Padova è stata avviata un nuovo corso di laurea magistrale in data science e non c'è niente sui dati geografici, sull'informazione geografica, sui GIS, eccetera. Perché? Perché purtroppo l'innovazione è qualcosa di complesso e per farla bisognerebbe avere un approccio transdisciplinare. Spesso chi si trova a fare queste cose conosce un pezzetto ed è convinto che il suo pezzetto sia sufficiente. E questo lo vediamo in molti ambiti. Basta vedere come
stiamo applicando in molti casi le risorse del PNRR. Altra questione del progetto che abbiamo gestito e coordinato era la diffusione di competenze GIS nei giovani, offrendo un mock agli studenti aperto, accessibile, eccetera. Questo è un ambito, a mio avviso, interessante. Su questo ci lavoriamo molto come master, facendo tutta una serie di attività di avvicinamento, di formazione, di conoscenza di base, aperte al pubblico generale, gratuite, eccetera, che aiutino a familiarizzare con queste tecnologie. E il terzo aspetto, che è quello che poi ha avuto, a mio avviso, è stata la parte più bella, è stata quella di lavorare sul supporto alla formazione durante gli stage, perché non c'è molto in giro per il mondo di questo tipo. Spesso gli stage sono, una persona va qualche mese da qualche parte e poi finisce. Ecco, credo che questa sia una cosa invece molto importante, e che è quella che ci ha permesso di conoscere una serie di aziende, tra cui GITER, con i quali, con cui insomma stiamo sviluppando un bellissimo lavoro di formazione delle persone su queste tematiche. Ecco, io mi fermo, sono le 9:41, quindi se ci sono domande, osservazioni, perfetto, curiosità, sono qua. Grazie mille Massimo, effettivamente hai dato non pochi spunti di riflessione. Una cosa che ad esempio veniva in mente a me, cioè, mi chiedo che cos'è che manca in università, nel senso cosa manca a livello proprio di mentalità, cioè perché non si riesce effettivamente a introdurre questo tipo di tematica, perché è un problema che c'era quando io facevo l'università, che ahimè stiamo parlando oramai di buoni 10-11 anni fa. Io sono laureata in architettura, in particolar modo architettura del paesaggio, e sono entrata in questo mondo semplicemente perché ho avuto la fortuna di incontrare un docente, il professor Brancucci, che è stato un po' pioniera d'architettura qua a Genova da questo punto di vista, un po' il primo che ha introdotto il GIS nel suo corso, ed è così che ho approcciato a questo mondo, e ricordo perfettamente che insomma c'era non poco scetticismo da parte di altri docenti di altre materie. Mi chiedo come mai in 10 anni mi pare che tutto sommato non sia cambiato molto, ecco, quindi cioè, questo immobilismo, mi chiedo un po' da cosa dipenda, se è una questione di scarse risorse, di sia economiche che umane, passatemi il termine, nel senso che magari si fa anche fatica a trovare docenti preparati, non lo so, ecco, mi chiedevo come mai effettivamente mi par di capire che in questi... Io ora poi mi sono un po' allontanata dal mondo accademico, speravo che le cose fossero un po' migliorate, ma da quanto dici non mi sembra, non come ci si aspetterebbe quantomeno in 10 anni, ecco. Allora io ti posso rispondere molto velocemente. Allora, l'università ha delle cose che sono molto rigide per una serie di ragioni, però ha anche degli spazi. Per esempio, sui master di primo livello e di secondo livello tu puoi creare offerta. Quindi noi abbiamo preso il buco che c'era, abbiamo inserito il master di secondo livello, stiamo facendo formazione su questo. E quindi qui sta nelle persone ad essere attive e riuscire a capire come nella macchina universitaria puoi inserire delle proposte. I master in tutta Italia che affrontano questi temi, come dicevo, sono 5. Ci siamo noi a Padova, c'è quello a Pisa sulle geotecnologie, a Siena, Pisa sulle geotecnologie, ce n'è uno a Firenze e 2 a Roma, ok, master di secondo livello. Però è chiaro che quando tu fai un progetto nuovo devi lavorare molto, ok, sono molti master che poi nel tempo cadono, muoiono, eccetera, insomma, non è facile. E l'altro aspetto invece è che l'università ha, come tutte le istituzioni di lungo periodo, hanno una grande difficoltà a innovare per una serie di resistenze e di giochi di potere. Allora, se sei ingegneria, ti dicono che la cosa più importante è che devono fare analisi fisica
devono fare, perché quelle sono cose importanti. Se sei a scienze naturali ti dicono che devono fare biologia, botanica, e che la fisiologia è estremamente importante, che non possono togliere un credito a fisiologia, per esempio. Cioè, nel senso che tutti difendono delle conoscenze che ritengono siano fondamentali, ok? E che per tradizione, eccetera, è molta fatica cambiare. Banalmente, noi abbiamo inserito nel corso di laurea di ingegneria ambientale quest'anno, per la prima volta, un insegnamento sui cambiamenti climatici che tiene Eugenio, ed è stato difficilissimo. Perché giustamente tutti i colleghi dicono: no, ma devono fare di più idraulica, ma devono fare di più meccanica, ma devono fare di più fisica, eccetera, eccetera. Noi siamo in emergenza climatica e ambientale. Guardate in giro per il mondo, non dico l'Italia, guardate in giro per il mondo quante sono le lauree magistrali in cambiamenti climatici. Forse se ne raccogliete 40, siamo fortunati. Ok? E abbiamo messo in piedi questa laurea magistrale internazionale a Padova su questi temi, anche lì sfruttando una situazione, cioè nel senso che per essere innovatori nelle istituzioni non è facile, non solo in Italia, in tutto il mondo. Quanti sono i master di GIS in giro per il mondo? Facciamo i conti, pochissimi. Okay. Il primo master di GIS è stato aperto nel 1984 a Manchester, okay? Ma il GIS si usava già nelle pubbliche amministrazioni da almeno 20 anni. Ok, già dagli anni 60. Quindi l'università non sempre è innovazione, alle volte è conservazione di relazioni. Ok, ma i GIS delle pubbliche amministrazioni, vogliamo parlarne? Allora, per fortuna abbiamo inserito, ci sono delle realtà che hanno cominciato a mettere i geoportali, eccetera. Scusate, i GIS nelle aziende, vogliamo parlarne? Ok, quindi il tema della resistenza all'innovazione è un tema che dobbiamo analizzare bene per riuscire a capire cosa fa sì che le cose non cambino. Scusa, come stiamo spendendo i soldi del PNRR? Li stiamo mettendo sull'innovazione o stiamo di nuovo consolidando, perché bisogna fare in fretta, delle cose che più o meno abbiamo? Ecco, io credo che questo sia un aspetto fondamentale. Però il tema dell'aggiornamento, dell'apertura, cioè quanti corsi abbiamo, siccome io mi muovo su settori abbastanza innovativi, di punta, e mi occupo di agroecologia, mi occupo di transizioni combustibili fossili, cambiamento climatico, mi occupo di technology for all, G-science. Bene. Se vado e guardo il mondo in genere, allora non ci sono tanti master in GIS nel mondo, non ci sono tanti master in cambiamenti climatici al mondo, sono pochissimi i master in agroecologia. Però il futuro non è l'agricoltura convenzionale, anche se se raccontiamo la storia che avremo 9 miliardi di abitanti da alimentare e dobbiamo fare più produzione aumentando l'intensità, no? Non funziona così, non sarà questo il futuro. Il futuro è nell'agroecologia, però la formazione in agroecologia è minoritaria rispetto ai master in agricoltura convenzionale che troviamo in giro per il mondo, cioè le lauree magistrali. Ok, quindi in realtà lo sguardo che tu mi dici, Roberta, è in tutte, cioè le persone le conoscono GIS tendenzialmente durante la laurea, se hanno fortuna di fare un qualcosa del genere, e trovano qualche docente interessato. Poi io trovo le resistenze perché, cioè, non è che alcuni settori siano alleati a sviluppare il GIS, cioè delle volte si aumentano gli incarichi nell'area della nell'area della topografia, che è diverso dal GIS, cioè nel senso che il rilievo su campo è un'altra cosa rispetto al GIS, e quindi ti trovi anche con gruppi di offerte formative e topografia 1, topografia 2, topografia 3, ok? E che sono stazione totale, eccetera, cosa, ma non andiamo sul GIS, sul remote sensing, per esempio, eccetera. Quindi, come dire, siamo un po' alla difesa di spazi che dovrebbero essere invece gestiti in maniera diversa, no? E dopo l'importanza, cioè, nel senso, signori, io lo vedo su altre cose. Per esempio, a Padova non esiste più l'insegnamento di lingua portoghese, ok? Perché chi insegna inglese fa migliaia di corsi in inglese, ok? Perché serve solo l'inglese, però, ragazzi,
L'antropologia culturale è una disciplina poco praticata nelle università, perché la sociologia, le filosofie, le storie occupano un sacco di spazio. Ecco, questo è un po' il problema, cioè nel senso che succede che meno persone fanno un tema, ok, e il tema sparisce, perché gli altri non lo conoscono, non lo sanno, non gli interessa. Quindi meno G sa in università, ce ne sarà sempre meno. Non è che questo dice, cavoli, dobbiamo fare di più. Perché? Perché serve l'informatica, serve la matematica, serve la fisica, serve la chimica, servono le costruzioni, eccetera, eccetera. Quindi è fatica far capire che serve altro. E quindi non è facile, insomma, il cambiamento. Per questo ti dico, certo, che quello che hai trovato tu e quello che troveremo non è semplice. E pensi che comunque questo sia un po'... cioè faccia poi un po' da deterrente, nel senso che, cioè, mi metto, cioè, io per prima sinceramente forse dovessi ripensare al mio percorso professionale adesso, come se avessi fatto la maturità l'altro ieri, no, forse, e avessi già questa consapevolezza, non so, forse ci penserei due volte prima di buttarmi in questo settore, nel senso che anche da professionista poi non è semplice, cioè nel senso farsi un po' spazio e crearsi poi il proprio, no, il proprio orticello. Cioè, sicuramente no, voi con il master state facendo un lavoro enorme, ecco, però mi metto nei panni di chi magari approccia adesso alla materia e, cioè, si trova già un ostacolo in più, secondo me, forse, davanti. Sì, in realtà questo anche mette in evidenza la lentezza che ha la società nel suo insieme a fare i cambiamenti, perché quando un ragazzo fa la maturità, quali sono le professioni che gli vengono dette? Puoi fare il medico, puoi fare l'ingegnere, puoi fare l'avvocato, puoi andare a insegnare, puoi fare l'agronomo, eccetera. Nessuno gli dice puoi fare l'esperto di GIS, perché non si conosce nemmeno che c'è questa figura, ok? Cioè, come dire, cioè, sono anche questioni che noi, e soprattutto in Italia non esiste, cioè negli Stati Uniti, in Germania, in Francia, in molti paesi africani, tutta questa professionalità è assorbita dal geografo. Cioè, fai il geografo, pianificazione territoriale, ti occupi di cartografia, ti occupi di GIS. Cioè, in Italia non esiste la figura, ma questo ci dice che noi in Italia abbiamo un vuoto enorme su tutte quelle che sono discipline territoriali, che sono state assorbite per assurdo dall'architettura e dalla pianificazione, ma che non è la stessa roba. Cioè, quindi tutte quelle che sono le geocompetenze con cui è iniziato e che vuol dire riuscire a guardare il territorio, che per noi è spezzettato tra il geologo, lo capiamo bene, ma in genere facciamo fare l'ingegnere, quelle robe, ingegnere geotecnico, ok? Ecco, allora da noi manca tendenzialmente una figura che in molti paesi del mondo è nodale, che è la geografia e il geografo. Cioè, in Francia la pianificazione territoriale la fanno i geografi, ok? Perché hanno un'altra prospettiva. Non vedono gli ultimi 10 anni o i 20 e il cambiamento di quel quartiere in termini costruttivi. Hanno un approccio geomorfologico che almeno cominciano a capire cosa è successo negli ultimi 10.000 anni da queste parti, ok? Ecco, credo che questo sia un problema di fondo, cioè il GIS si inserisce in una povertà di spazi per una cultura geografica, che questo è il vuoto che abbiamo nel nostro paese e che si sente dappertutto, eh? Ce lo vediamo il fatto che in questo paese manchi una cultura geografica, Beh, le facoltà di geografia credo che stiano lentamente sparendo più o meno da ovunque. A Genova, ad esempio, da quel che so, è già praticamente sparita. Geografia non credo esista più o ci sarà, credo sotto che c'era una forma di classe qualcosa di... triennale, forse la triennale, la magistrale, però cioè, questo ce lo dice, e che è la lotta che questo paese fa a tutte le competenze pratiche, nel senso che fa sì che noi valorizziamo in maniera astratta gli studi culturali, la storia, eccetera, ma poi non siamo nemmeno in grado di valorizzare i nostri musei, per esempio, no? E quindi un ragazzo che studia Assiro e Babilonese, se vuole lavorare, va negli Stati Uniti. O una persona che ha studiato il latino e sa leggere le epigrafi, lavora in Cina, capito? Perché questo è il dramma del nostro spazio
di lavoro rispetto allo spazio universitario, perché cioè, i temi sono su tre livelli, cioè non possiamo separare l'università dalla società, non possiamo separare l'università dal lavoro. Quindi i tre elementi o funzionano insieme o non funzionano, cioè non è che le cose le risolvi dall'università. Io dico, dall'università possiamo fare delle cose, per esempio lavorare con i master. I master sono flessibili, eccetera, ci permettono di dialogare con le aziende, ci permettono di creare degli spazi con avere relazioni con la società, ci permettono di creare delle opportunità e ce la giochiamo. Però poi, anche qui, Roberta, entra il gioco. Come ti giochi il tuo lavoro? Perché giustamente io ho dei colleghi che fanno benissimo il loro lavoro, ma fanno ricerca, fanno didattica, eccetera, ma perché mi devo sbattere a gestire un master? E hanno ragione, infatti io li invidio, dico, ma perché io non sono nato così, che mi bastava fare le due cose, pubblicavo i tre articoli, facevo la lezione e poi andavo a casa, portavo fuori il cane, magari mi coltivavo l'orto ed era forte. Invece non sono così, Cristo, perché non sono così? Ecco, questa è un po' la cosa Capisco, che me mi lo chiedo chiedo. spesso anch'io. Esatto, perché non sono così? Perché non ho fatto la tesi? E parte tutto dalla tesi di... Io ho studiato scienze forestali e avevo degli amici che stavano 2 anni in bosco a studiare il bostrico, questo insetto che attaccava, ed erano contentissimi. Ma perché io non riesco a essere soddisfatto a fare sta roba, no? E ho cominciato ad occuparmi di proprietà collettiva nelle Alpi, regole, cioè andare in mezzo ai casini, insomma, no? Ok, ed è così. Quindi, però io credo che negli spazi possibili, insomma, se noi ci seminiamo possiamo fare delle cose. Però dico, il tema è a monte, cioè noi non abbiamo codificato socialmente una figura che si occupi di territorio, che il territorio lo sappia guardare anche con i nuovi strumenti che sono i GIS, il remote sensing, eccetera. Non esiste, cioè esiste il medico, l'avvocato, eccetera. Quindi cosa fa? Io ho difficoltà a spiegare che mestiere faccio. E ho difficoltà poi, i miei figli l'hanno più o meno capito, ma fanno fatica a spiegarlo i colleghi, e poi gli insegnanti che insegnano storia e geografia pensano che io ogni tanto dovrei andare a fare una lezione di geografia. Ragazzi, fate il vostro mestiere, cioè perché devo venire io? Insomma, no? Ok, visto tuo padre geografo, magari non può venire ogni tanto, sì, ma perché? Scusa, e visto che suo padre è medico, perché non viene ogni tanto in aula, vi visita, vi fa anche la puntura, insomma, cioè, non ho mica capita questa, insomma. Così, quindi... No, è vero. No, capisco perché anch'io poi ammetto che non contribuisco molto alla diffusione della cultura del GIS, perché quando mi chiedono che lavoro fai, io per tagliare corto spesso la butto sull'architetto Ma è più dicendo semplice sono perché è finita. architetto ma non faccio ristrutturazioni, perché poi di solito è sempre lì. Ah, sei architetto, devo fare i lavori in casa. No, ecco, mi occupo un po' di altro, però sono architetto, così faccio prima. Però sì, insomma, bisognerebbe Io forse anche noi impegnarci un po' di con il più. benzinaio del mio paese non riuscivo a spiegargli il lavoro, a un certo punto ho detto, senti, lavoro con il computer. Ah, va bene, lavori con il computer, basta. Si è messa via a quel punto. Cioè, hai capito? Come lui lavora con il chiosco di benzina, io lavoro con il computer, e a quel punto Era cioè, era tutto chiaro. chiaro. Massimo, davvero molto interessante, tanti spunti anche per noi come azienda insomma, per migliorarci sempre, anche e soprattutto in vista magari di un nuovo stagista che speriamo arriverà anche quest'anno dal master, anche perché qua collegato abbiamo diciamo un po' l'incarnazione di quando no, gli stage funzionano bene, perché Francesco Bursi, nostro collega, appunto ha iniziato con noi proprio grazie allo stage del master, per cui insomma, proprio testimonianza che quando gli stage funzionano bene da ambo le parti si possono anche ottenere ottimi risultati, direi, per tutti. E tra l'altro, Massimo, se non sbaglio, le iscrizioni per le nuove edizioni del master sono ancora aperte, quindi se vuoi magari ricordare un paio Sì, di le scadenze. iscrizioni sono ancora aperte, grazie Roberta. Le iscrizioni perché sono purtroppo, devo lavorare in multitasking, per dire applico il sistema dei layer sovrapposti di informazione come nel GIS nella nostra vita. No? In questo momento stiamo partendo con la laurea magistrale internazionale in cambiamenti climatici, abbiamo un gruppo di studenti stranieri e quindi mi sto articolando tra una serie di questioni. Allora, il master chiude le iscrizioni il 7 di ottobre e, come dire,
Ricordo che chi fosse interessato, l'esame non è orale, è solo per titoli. Quindi vi viene chiesto di inviare un curriculum, la tesi, eventuali pubblicazioni e altri titoli. Segnalo che è una cosa importantissima sulla quale teniamo conto nella valutazione, che conta moltissimo la valutazione del curriculum, è la lettera di motivazione. Quindi uno chiediamo alla persona di riuscire ad articolare un discorso, magari si faccia aiutare, insomma, però nel quale spiega perché vuole iscriversi a questo master, qual è il senso nel percorso professionale, eccetera, che sta facendo, quali sono le tematiche che gli interessano del master, che dimostra anche di aver conosciuto un po' la cosa, che cosa gli interessa GIS, remote sensing, il web GIS, gli interessa applicare le conoscenze della gestione delle infrastrutture verdi in agricoltura, in archeologia, eccetera, cioè, riuscire a capire, conoscere un po' la persona. Attraverso questa lettera di motivazione, perché, come dire, il lavoro che io faccio spesso è aiutare le persone ad esistere, cioè a capire se il lavoro gli interessa veramente. Perché scegliere una cosa, perché sicuramente lavori, non è sufficiente. Cioè, è vero che abbiamo bisogno di lavorare, però il lavoro ci deve piacere, se no diventa una. E siccome purtroppo è parte di tanta della nostra vita, se una cosa che non ci piace è farsi male da soli, insomma. Ecco. Quindi per noi è la cosa che tendo sempre a dire quando le persone mi chiamano, ma io sto già lavorando, vorrei cambiare lavoro. Ok, ma ci vuoi investire un po' per cambiare lavoro oppure ci investi il minimo possibile perché ti tieni il vecchio lavoro e poi dice che il master non ti ha aiutato a cambiare lavoro? Perché insomma è un po' come uno ha una relazione, funziona o non funziona, ma insomma. Ok, non è che aspetta di cercarne un'altra, provare un po' e poi vedere se funziona, eccetera. Cioè, è una relazione importante questo il lavoro, per cui questo è un aspetto sul quale insistiamo, insomma, ecco. Quindi non ci. Allora, noi siamo un'università pubblica, non vendiamo corsi per vivere, ok? Per cui per noi diventa importante che l'esperienza sia un'esperienza importante per tutti, ecco. Cioè, non. Cioè, della serie, siccome poi il master la persona se lo deve pagare sono 3.800 euro di tasse, che non è una cifra enorme rispetto alla formazione che si trova in giro, insomma, per un anno di formazione. Ecco, no. Cioè, non è che già ho speso 3.800 euro, adesso devo lavorare. Sì, ma ci devi metterci anche del tuo. Cioè, non è che basta spendere 3.800 euro, accendere il computer una volta alla settimana e improvvisamente diventi un esperto GIS. Ecco, cioè, serve lavoro, accompagnamento e tutto è facile. Se il lavoro ci piace, perché se è fatto per altri motivi diventa una grande fatica, insomma. Ecco. Quindi, per esempio, evitiamo di proporlo agli insegnanti che hanno bisogno di un titolo per avanzare nella carriera della didattica o dell'insegnamento. Lascia stare, comprati un corso da un'altra parte, ecco. O chi, per esempio, ha bisogno di un titolo perché, non so, è già dentro la pubblica amministrazione, ha bisogno di un titolo per avanzare, ma comprati il titolo da un'altra parte, cioè, perché sennò poi diventa difficile. Ecco. Quindi, però, per cui diventa importante che le iscrizioni sono aperte, se il tema interessa, facciamolo. Ecco. Facciamo le cose che ci piacciono, insomma, perché la vita è una, purtroppo, non si può cambiare. A meno che, vabbè, poi ci rincarneremo, qualcuno ci crede, eccetera, ma almeno questa giochiamocela così, poi non sappiamo cosa succederà alla prossima, se c'è anche la reincarnazione, insomma. Quindi giochiamocela Potrebbe anche bene. andare peggio la prossima. Potrebbe anche andare peggio, quindi intanto giochiamoci questa. Ok. No, no, giusto, condivido anche perché pa passiamo in realtà più tempo a lavorare che a dedicarci ai nostri interessi personali, direi. Quindi è bene che, insomma, piaccia davvero tanto il lavoro, perché sennò diventa tedioso. Bene, noi comunque quando pubblichiamo, magari questo lo dico poi soprattutto per gioia, quando pubblichiamo il video del jailbreak di questa mattina, mettiamo anche in descrizione tutti i riferimenti per il master, così chi vuole nel caso arrivare ad avere qualche informazione in più può trovare lì tutte le informazioni. Io ringrazio ancora tantissimo Massimo per la disponibilità, direi che è stato veramente un bel jailbreak e grazie a tutti per aver partecipato e vi do appuntamento direi al 5 ottobre, gioia, correggimi se sbaglio, Sì, stiamo con aspettando un ancora però la tema a conferma. sorpresa. Sorpresa.
Bene, grazie a tutti e in particolar modo a te, Massimo. Grazie ancora. Grazie a tutti. A presto. Un piacere vedere anche Francesco e buon lavoro, Francesco, Gioia e Roberta. E un saluto a tutte e a tutti. E ci sentiamo. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Buon lavoro, arrivederci. Arrivederci. Ciao.